Attenzione, attacca il Milan, attacca il Milan, Leao. E Oh! gol! Sinistra verso il centro, sotto misura, proprio quasi sulla linea, Ibrahimovic la messa. Ed è gol, ed è gol, ed è gol. L'ottavo gol di Ibrahimovic in campionato. Sì, sì, allora sì. È netto. Netta la deviazione, quindi è gol regolarissimo. Sorpasso. Due minuti, cioè iniziata da due minuti, abbiamo fatto giusto giusto gli onori di casa. Le formazioni date dal nostro Tiziano Crudeli e il Milan va subito sull'1-0. Calcio di punizione battuto da Kalulu, quindi gabbia, apertura sulla sinistra. Ancora un retropassaggio per gabbia, palla poi indirizzata a Maignan. Lungo lancio sulla destra per Florenzi, che di prima bella intenzione palla, mette in movimento Salemaker. Salemaker, Salemaker. Qua, ma attenzione, Leao, Leao. Leao, 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 tiro raso terra un po' centrale, para terra Romero, 41esimo. Beh, sicuramente metto tra gli app, metto Florenzi, Tonali, perché in due circostanze è stato il più forte difensore della squadra, che ci ha tolto dalle calde arroste con due interventi prestigiosi in difesa. E poi Bakayoko, gli no. devo dare un premio, visto che è sempre abbastanza criticato. Secondo me sono stati i tre migliori del Milan. Diciamo, down non ne ho visti, a parte qualcuno, il nostro amico Paolo diceva gabbia, ma secondo me lì ha fatto un intervento che era guai se non l'avesse fatto. Beh, Brahim Diaz. Allora, ripetiamo bene i voti, che così almeno ci segnano bene tutto dalla regia. Abbiamo detto Florenzi. Beh, Florenzi 7, Tonali 7 e Bakayoko 6 e mezzo. 6 e mezzo. Non sono d'accordo. Fermi tutti, diamo i down e poi... Non sono d'accordo! E poi mi dite perché non siete d'accordo. Non sono d'accordo! Ah, tu sui down hai detto perché nessuno. Perché non ho citato Leao? Io sotto... Eh beh, certo. Non so, allora, io, dai, no. Migliore in campo. No. Ma vada via, ve lo, Giappo, ve, vada, ve lo spiego il perché. Ma vada via, Giappo. Ma io posso parlare con uno così. Prima, a bassa voce, l'ho spiegato a qualche mio amico qui e mi ha detto, hai ragione. Certo. Hai ragione. I grandi fuoriclasse li vedi anche quando fanno le cose semplici. Quando Maradona scartava, ma se aveva un compagno a un metro... libero, gli dava la palla, gli faceva fare gol. Lui tante volte esagera per fare delle cose quando sa che non riesce, che non può riuscire a fare. Ma guarda che lui è andato via sul gol, ma poi ci ha tentato altre 10 volte e non è riuscito. L'abbiamo visto tutti la partita. Ragazzi, ragazzi, allora, ragazzi, cancellatelo, cancellatelo. Cancellatelo! Da dove? Dice delle sciocchezze! Perché lui quelle cose non deve farle. Ma come da faccio lui... io che ho giocato nel Milan, parlare con uno che fa il comico? Rientra Tiziano, che no, sta ricominciando. Che ora io nei down però metterei Salemakers, che tra l'altro ecco, è stato sostituito. Rapidamente. Assolutamente. Attacca il Milan. Gol. Hernandez. 2-0. Gol! Gol! Di sinistra, converge, poi ha provato la conclusione sul primo palo, a fil di palo l'ha messa dentro, 2-0. Teo Hernandez, ed è gol, 2-0. Ibra 3-0. Gol. Rigore. Calcio di rigore sulla conclusione di Teo Hernandez, fallo di mano. Come te l'hai detto ancora Ibra, quanto vale? Ecco, adesso a chi lo facciamo battere il rigore? Teo! Dal dischetto, Teo! Teo! E la cagli Teo Hernandez! E tre! Teo Hernandez, 3 gol oggi e 3 gol
dall'inizio del campionato, il terzo gol di Theo Hernandez. Non è solo il terzo gol della partita col Venezia, è anche il terzo gol di Theo Hernandez, perché ne ha segnati 3. Mentre i difensori del Milan ne hanno segnati 8 in 22 gare. E finisce qui, Tiziano. Milan riesce a portare a casa i 3 punti. Finisce qui dopo una partita avvincente, convincente, spettacolare. Al pezzo di Venezia, il Milan batte il Venezia 3-0. I gol al secondo minuto Ibrahimovic, al 48esimo Theo Hernandez, al 59esimo Theo Hernandez su calcio di rigore. Spettacolo, spettacolo. Signori, spettacolo, signori, in 3 giorni il Milan ha segnato 6 gol. Appendano, vediamo se Ugo Conti ha cambiato il proprio voto per Leao. Migliore, Leao 7. Bam. Ha fatto un è salito sul carro. Un passaggio sul gol di Hernandez, davvero gentleman, davvero giocatore. Ha ragione Tiziano stavolta, ha ragione a picchiarti in diretta. Ha fatto una roba. Lo sai che sei pettinato che sembri un bimbo? Grazie. Un bimbo. Ugo, 7 abbiamo detto a Leao, poi? Dunque, 7 a Theo Calulu e 7 Hernandez. Ok. Theo ha fatto un secondo tempo, secondo me, magistrale. Mm-hmm. Attento anche in fase difensiva. Il passaggio di Leao a Hernandez vale tutta la partita. Sì. Infatti poi è uscito. Adesso però vale tutta la partita. Primo tempo. Nel down non mettiamo nessuno, giusto? Brahim Diaz. Brahim Diaz. All'inizio 5 e mezzo, cinque però, mezzo. Vogliamo lanciarci un 5 e mezzo per l'altra citazione dovrebbe essere fatta all'allenatore che nonostante in difficoltà per 2 partite di seguito come con la Roma e oggi con tanti infortunati, tanta gente che non stava bene, il Milan ha giocato veramente da grande squadra.